A proposito di competitor, si legge che Banca Intesa e Unicredit stanno immaginando una banca, bad bank, nella quale far confluire le perdite e le porcherie, diciamo. Qual è la vostra opinione su questo progetto? Può essere un modo per uscire da quella situazione. Certo è, questa bad bank ha bisogno degli investitori, di chi ci mette i soldi. Normalmente, e qui si tratta di capire, di trovare l'accordo, a che prezzo vengono ceduti questi crediti deteriorati e a che prezzo la parte che li investe è disposta a investire. Normalmente quando ciò avviene chi investe riesce a fare anche dei bei soldi, insomma. Posso dire, io investo in Banca Mediolanum, posso dire che fortunatamente noi non abbiamo questo tipo di problemi. Ma soldi pubblici no, o sì? Io, dovrebbe essere una cosa secondo me che fanno i privati, quindi importanti gruppi anche esteri eccetera, che dovrebbero entrare. Una seconda domanda, si parla della eventualità di un cambio di governo. Voi che siete sempre attenti un po' all'evoluzione generale del paese, anche in rapporto alla auspicata ripresa dell'economia, lo vedete come positivo un cambio di premiership o è una stranezza italiana? Guardi, secondo me quello che auspico è un governo, e non importa se di centro-destra piuttosto che di centro-sinistra, un sistema dove ci sia un primo ministro che prende le decisioni. Purtroppo in Italia nessun primo ministro, nessun governo ha mai potuto prendere una decisione. Sempre compromessi, perché tutti i governi di coalizione, e tramite i compromessi non si va da nessuna parte. Cioè, in affrettura si dice che un cammello sia un cavallo disegnato da un comitato e purtroppo questo è quello che accade. Non c'è una persona che si può prendere la responsabilità di fare qualche cosa. Guardiamo cosa è successo in Spagna. La Spagna ha vissuto una crisi molto più grave della nostra, però hanno preso decisioni importanti, serie, e ne stanno uscendo prima di noi. In Italia purtroppo questo non è potuto accadere. Io mi auguro che un nuovo governo, una nuova legge elettorale che dia a chi va al governo pieni poteri possa permettere a questo paese di fare le riforme di cui ha bisogno. Quindi il danno più grave per questo paese, il problema più grave non è tanto di che colore sia il governo, ma il fatto che chiunque stia lì decisioni non ne può prendere, perché deve mettere d'accordo 5 o 6 persone con interessi diversi, eccetera.